Bene, un saluto a tutti e un benvenuto proprio da più parti, da più lontano, ma abbiamo un proposito molto semplice in fondo, di ascoltare, riflettere e pregare con parole dense che aiutano davvero a interpretare e a vivere una fine di anno e ad interpretare e a vivere un inizio di anno. Teniamo la solita maniera, poi dirò in questo caso ad esempio il testo che avete dell'Apocalisse in mano, io sviluppo l'immagine che mi sembra l'immagine centrale, ma questo fa parte del limbo e della nostra preghiera. La cosa bella è grazie perché due amici certamente abbiamo parlato con loro. È Gianluca che è diacono e diventerà prete a giugno, Don Stefano che è già prete ed è Alissone, no? E loro ci aiutano sia da una piega con il canto di inizio e di fine e poi in pomeriggio vedremo ecco come fare, ma per vivere insieme, ma loro sono bravi, hanno idee e caratteristiche per fare momenti veri di preghiera. Bene, possiamo allora cominciare, c'è un canto di inizio. Ho cominciato quando
stava finendo l'anno liturgico, iniziavamo l'Avvento e ho cominciato a riflettere, ma semplicemente pregando i testi di ogni giornata, non andavo a cercare cose che erano mie, mi volevo far guidare dal Signore che conduce Lui i nostri giorni. E allora questo forse è la cosa che semplifica da una parte e rende magari anche particolarmente bello questo momento e ricco soprattutto, perché pensieri che fanno pensare, soprattutto che fanno pregare, che dopo hai voglia di interiorizzare, di fare tuoi, di riportarli al concreto della tua vita. Questo è il senso di questi tre giorni e questo mi sembra davvero una cosa molto preziosa. Allora, andando adesso alla piccola scheda che abbiamo in mano, sempre pieno di immagini, il capitolo 20 dell'Apocalisse è scoppiettante, il testo dell'Apocalisse, ma ci sono influenti per tutti. Laggiù in fondo. Non sono così essenziali, però vorrei meglio bene. Facciamo un'altra cosa. Ecco, il testo dell'Apocalisse, sapete, è zeppo di immagini e di immaginazioni anche, per cui è un testo impegnativo, ma noi non ci addentriamo in questo che sarebbe davvero troppo impegnativo. Ma leggo soltanto proprio l'inizio e fermo, blocco l'immagine che dopo fa da sfondo per la meditazione di stamattina. E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo, senza lasciare traccia di sé, imponente. Solo e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E qui è la frase. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. Ecco, il libro della vita. Questa è l'immagine che fisso per la meditazione di stamattina, nella parte finale, poi chi mette il proprio nome nel libro della vita, si ha il proprio nome, è nel libro della vita. E allora, pensando a quello che vi dicevo, di storia, di cammini, di situazioni che stiamo tutti vivendo, dico, un'immagine così, cosa può dire a noi stamattina in un momento meditativo come questo? Perché intuiamo che ha una densità questa immagine. Il libro della vita non è quello che hai visto in libreria. E non è neppure soltanto anche il libro solenne del lezionario e del evangeliario. Il libro della vita è un'immagine più forte, perché ha dentro addirittura la dimensione della vita. E allora cerco proprio di riflettere su questa immagine, facendo scaturire pensieri che penso proprio possano essere di augurio e di sostegno. In fondo, mette il nome nel libro della vita, chi genera vita? E la vita la si genera, lo sappiamo, in tanti modi, ma si genera anche con le parole, la si genera con lo sguardo, la si genera con la vita. Generare la vita è qualcosa di estremamente profondo, è essere segno di vita. Ma non solo essere segno, ma avere il desiderio di farla germinare, farla crescere,
fare in modo che possa esserci vita là dove noi siamo, là dove noi transitiamo. Ora, chi vive e piene, sguardi così e ha dentro una intenzione profonda come questa, è persona che genera la vita. Ma generare la vita è anche farsi carico della vita degli altri, prenderli a cuore. Questo vuol dire scrivere il proprio nome nel libro della vita. Vorrei aiutare ad amarla la vita, aiutare magari a chi è più provato di me e ha la tentazione e il rischio di mollare la presa, come vorrei essere di aiuto perché continui a cercare il libro della vita, continui a credere alla possibilità che la vita sia un dono che merita sempre di essere attraversato in tutta la sua densità e profondità. Quindi, facendoci carico delle condizioni dentro cui viviamo, perché dire soltanto anche adesso, quindi mi faccio carico della situazione degli altri, ma è di oggi. La situazione degli altri è quella che stiamo vivendo tutti, è quella che sta vivendo il mondo, è quello che sta vivendo la Chiesa, è quello che sta vivendo il nostro paese. Quindi lo slargo di questa immagine io l'ho sentito progressivamente, lo sento luminoso e crescente. E dico no, forse questa è una parola che merita di essere interiormente ascoltata. Anche perché se sei dentro un sentiero così, vuol dire che la vita la ami, hai scelto di amarla. E con la gioia che in questo modo, avendo tu scelto di amarla e di viverla così, stai trovando tanti cercatori e cercatrici di vita, tanti. Come mi piace immaginare che anche il nostro gruppo stamattina sia in realtà un gruppo dentro l'infinito stuolo di cercatori e di cercatrici di vita. Perché questo accade. È il cuore pulsante della vita, della persona che la vuole vivere, di una casa, di una comunità, di una chiesa, di un paese, di una società, di un mondo che vuole viverlo. Da ultimo dico, in questo primo pensiero, sono pochi pensieri come al solito, non ne faccio tanti, ma abbiamo a tal punto cominciato ad amarla la vita, che adesso stiamo davvero convincendoci che merita a tal punto di essere amata che ne fai dono. E da chi l'abbiamo imparata questa cosa? L'abbiamo imparata da un crocifisso così, da uno che muore così e intende morire così, facendo dono della vita. Quindi lui ha messo per primo la firma nel libro della vita. Ma adesso ci piace davvero tanto poterci iscrivere anche noi. E non devi compilare niente, non devi prenotare da nessuno. Semplicemente devi vivere. Devi vivere con questa passione profonda, devi vivere generando vita. E allora, com'è bello finire in un anno, chiederci
cosa ho generato nella mia vita, che cosa ho ricevuto come qualcosa che ha generato anche me, chi ho conosciuto, le esperienze vissute, la parola di Dio che ho ascoltato, i tempi del silenzio e della preghiera, i tempi dell'esilio, i tempi delle prescrizioni, tempi dove tutto diventava estremamente più complicato e difficile. E allora lì hai scelto di mettere il tuo nome nel libro della vita. Questo è un pensiero d'ingresso che però dice la ragione per la quale, d'altra parte, mi ricordo molto bene, ero in preghiera, stavo preparando per l'omelia di quel giorno, c'era anche il corso di esercizi in atto, no? E avevo così pregato, ma mi si è a tal punto fissata che ho detto, beh, questa la voglio trattenere. Non ho pensato ad oggi, però al volerla trattenere sì, perché iscriversi e mettere il proprio nome nel libro della vita potrebbe significare davvero molto per il cammino di ciascuno di noi. Insieme, e questo è un testo che era inutile moltiplicare i testi, un testo che però sentivo sintonico con questa immagine, ed è di quella famosissima parabola, era nella preghiera di quelle settimane, quella delle 10 vergini, 5 prudenti e 5 stolte, dice il testo del Vangelo. Ora, né spiego la parabola, né intendo farmi una lezione, ma semplicemente sosto su due passaggi. Quello del provvedere l'olio dalla lampada. E questo è un atteggiamento che dura una vita. Dura una vita. L'olio della lampada ha bisogno di essere garantito ogni giorno dei nostri cammini. Ogni giorno. Ti domando una vigilanza, una capacità di essenzialità, uno sguardo che sa intuire ciò che veramente conta e poi alimenta nel cammino. E allora, come ho davvero cercato di garantirvi un olio per la lampada della mia vita, come vorrei continuare a garantirlo, l'olio per la lampada della vita. È quella dove attendi il Signore. Nel Signore siamo in cammino verso di Lui e il Signore lo attendiamo. Il Signore della vita. L'altra espressione, l'ultima, su cui sosto in questa parabola, quando il testo dice che la porta fu chiusa. La pagina ha dentro un sapore anche drammatico della parabola. Perché? Perché se la porta fu chiusa, non puoi più procurarti l'olio. Avresti dovuto pensarci prima, avresti dovuto prepararla prima. E allora l'intensità di questa immagine non è secondaria. Anche nell'ultima accezione che pregando mi è venuta sincera, sincera, di non chiuderla mai. Se hai procurato l'olio per la tua vita, non chiudere la porta. E non solo chiudere la porta al Signore,
allo sposo che viene, ma alla vita, ai segni della vita, ai volti, alle attese, alle speranze della vita. Non chiudano porta. Ecco, questo mi sembra una maniera evocativa per vivere un momento come questo, spazi come quelli di questi giorni, per quanto riusciremo, per quanto potremo, con molta libertà, però anche da lontano, questa cosa, se riteniamo valga la pena di custodirla, facciamolo. Non è a caso, non nasce a capoccia, nasce dentro una preghiera e nasce dalla parola della vita, dalla parola del Signore. È Lui che ci chiede di scrivere il nostro nome nel libro della vita. Ora, anche questo mi sembra un aspetto prezioso, no? Nello stesso tempo, che cosa mi fa? Mi dà la forza di reggere la vita. È lunga, anche quando è breve, è lunga. Anche quando si prolunga, no? Che cosa mi dà la forza di reggere? Soprattutto quando poi ci facciamo la domanda in un tempo come quello che stiamo vivendo. Eravamo convinti che finalmente adesso stavamo uscendo e ci troviamo ancora totalmente coinvolti. Meno grave magari, ma insidiosissima ancora. No? E anche questo, come davvero è importante, è, guarda che per tenere custodito un olio che poi dà la luce alla tua lampada, bisogna avere dentro un desiderio profondo, altrimenti con la vita che facciamo ce la dimentichiamo frequentissimamente. Bisogna che il fuoco arda da dentro, arda nel cuore, attraversi davvero gli spazi reali della nostra vita. E allora, come mi sembra davvero molto bello, è sentire il pezzettino di un salmo di cui ho fatto la meditazione un mesetto fa, non lo so quando, no, di un salmo che è talmente vero, talmente profondo, talmente ardente, desideroso di vita, che anche solo basta ascoltarne qualche versetto iniziale per sentirci ricondotti al luogo che genera la forza di vivere così la vita. Perché o hai un itinerario e uno spessore spirituale profondo, oppure molli facilmente, oppure vai a intermittenza, oppure ogni tanto. No, questa è una cosa che vorremmo avere quotidianamente viva dentro. Leggo questi versetti troppo belli del Salmo 41. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, tra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodare
presenza del mio volto e mio Dio. È una preghiera densissima. Solo qualche piccolo cenno ha dentro il passato, il presente, il futuro. E costantemente rimanda alla tua interiorità più profonda, come l'ultimo versetto, quando sembra staccarsi dalla preghiera e dice: ma perché ti rattristi, anima mia? Parla tra sé e sé. Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodare Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ma lui aveva parlato del passato, le lacrime sono il mio pane giorno e notte. E magari con lo scherno degli altri che vedendoti così dicono: e dov'è il tuo Dio? E dov'è? Come a dire, sei un illuso. Oppure perché ti fai forza ripensando a momenti belli del passato. Momenti, colui che prega, il Salmo, che fanno memoria dei tempi dove il pellegrinaggio saliva verso Gerusalemme, avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Ma dopo c'è anche la durezza della prova. Turoldo spiegando, e Turoldo è Turoldo, soprattutto quando spiega i salmi, spiegando questo salmo dice: l'immagine è quella di una cerva che continua a cercare l'acqua cui dissetarsi, ma quando finalmente trovi il torrente è secco, l'acqua non ce l'ha. E allora il grido d'inizio, come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. È riconosciamo i tempi dell'aridità. Riconosciamo perché li abbiamo attraversati e li attraversiamo, perché ci sono nella vita. Ma anche questo non riesce a spegnere il desiderio. Come una cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Questo a me sembra davvero che l'indicazione dell'uomo che fa la fonte di questa tensione di vita. Ed è il tuo cammino spirituale. Ed è il fatto che questo Dio lo cerchi tutti i giorni, lo invochi tutti i giorni. Ci sono giorni più facili e meno facili. Ci sono giorni di dimenticanza e di impedimento. Ma però tu ce l'hai dentro. Come l'acqua che sta dentro un ruscello sullo sfondo. Tu magari vai via, ma l'acqua continua a scorrere. E quando tu ritorni al ruscello, hai l'acqua per dissetarti. Stiamo parlando di noi, non stiamo vagheggiando così, stiamo parlando della nostra vita, della nostra fatica, della nostra speranza. L'ultimo pensiero, perché dopo meglio che la meditazione sia breve, perché dopo c'è per pensare, per pregare, per gustare il silenzio, poi è fresco, certo, però i colori sono splendidi. E quindi anche questo diventa una piccola risorsa. In realtà,
Questo salmo è anche un salmo che sullo sfondo sta dal termine o dalla speranza del termine di un tempo d'esilio, di un tempo dove sei vissuto sradicato da te stesso e dagli altri. E il ritorno di questo desiderio dice come l'accendersi di qualcosa che ha una luminosità intensa. Personalmente io ho vissuto e vivo così la parabola del Natale. È perché qui l'esilio è finito, perché lui ha abbreviato le distanze. È venuto lui ed è venuto nella carne. È venuto nella carne, ciò che tutti ci accomuna. E allora, se questo è vero, è autentico, se davvero questo è il momento dove riconosciamo che esattamente per i passi che hai fatto tu, Signore, l'esilio è terminato, il travaglio rimane, la fatica anche, la preoccupazione dilaga. Ma tu ci sei, le distanze lui le ha veramente abbreviate. E questo diventa davvero ciò che ti mette nel cuore un profondo desiderio di vita. Ecco, questo salmo ci dice, guarda, innaffialo questo vaso di fiori. Fa che fiorisca, e lo si innaffia con il desiderio, con l'invocazione profonda. Voglio svegliare l'aurora, dice un salmo su cui anche un altro sabato abbiamo fatto la meditazione. Voglio svegliare l'aurora, voglio prevenirla, essere io a dirlo, è ora. Facci luce. Davvero, questo è diventato un canto che spesso facciamo. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo. Ecco, piccoli pensieri, ma ascoltati in un momento così, in un momento dove la ragione per la quale siamo qua, comunque abbiamo scelto di investire nei modi che potremmo fare, e queste parole hanno un fare, lo dico anche per me, perché lo sono per me, hanno una forza evocativa straordinaria, come hai la sensazione di aver fatto il pieno per la vita. Se rimani dentro una tensione spirituale come questa, davvero, vuol dire che non hai rinunciato ad attingere alle risorse più vere. E questo mi sembra un augurio prezioso, e per rileggere un anno, e per dire, allora come mi affaccio ad un'altra tappa del mio cammino? Come mi affaccio? Mi affaccio senza olio per la lampada, mi affaccio senza il desiderio che arde, mi affaccio senza un'acqua che mi disseta, mi affaccio senza più cercarla la vita, oppure no, non so quello che capiterà. Né oggi, né domani, né dopo. Non so, non sappiamo, ma sappiamo comunque che noi in questo tempo lo vorremmo attraversare così. E questo diventa uno spazio davvero molto fecondo.
tratto anche il contesto dove diciamo queste cose, che è il contesto semplice della nostra cappellina, però ci sono dei segni proprio belli, no? C'è un presepio e c'è dietro un'icona, tra l'altro, la dipinta da Stefano. Il disegno è di Rubnik, ma lui l'ha dipinto e ce l'ha regalato. Forse avete visto qualche registrazione mia nelle settimane scorse, perché era su, sotto il caminetto, ma adesso è qua. E poi c'è qui anche lui. Ecco, cioè, davvero, in un momento dove siamo alla ricerca di parole che catturano, è importante anche il luogo e lo stile con cui viviamo questo momento. È importante. Ci aiuta a prendere le distanze da ciò che deviamo e in qualche modo a concentrare il cuore, lo sguardo, il desiderio su qualcosa che veramente conta. Grazie. Tra un po' fateci fare il canto che volete. Poi custodiremo sempre uno spazio di silenzio, di preghiera, così molto semplice. Non facciamo considerazioni, semmai è lungo da 3 giorni che poi questo nasce, ma l'appuntamento reale dopo è dove ci ritroviamo, per chi poi ha segnalato la sua presenza, ci ritroviamo al pranzo delle 12. Però davvero, se in questo momento facciamo tesoro dell'opportunità del silenzio, della preghiera, forse davvero ci aiutiamo a far crescere il desiderio di mettere il nostro nome nel libro della vita e di metterlo davvero. Oh,
Thank you.